in collaborazione con Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza, San Benedetto del Tronto. I Due Re, ristorante pizzeria, Lungomare Piermanni, Civitanova Marche. Ready Car è a Chiesa Nuova di Treia. Pallone lungo e lanciato in avanti, Trajkovski controlla, avanza e fa partire un destro angolatissimo che supera Donnarumma. Non c'è più tempo per recuperare, finisce 1-0 per la Macedonia del Nord. Buonasera e bentrovati amici telespettatori con l'ennesimo appuntamento delle Marche nel pallone Tempi Supplementari, il contenitore che tutti i lunedì dedichiamo alla promozione. Oggi abbiamo qui con noi una formazione protagonista in questa stagione che è il Monturano, rappresentata dal mister Angelo Cetera. Buonasera. Buonasera, buonasera Andrea. E dal centrocampista Luca Santarelli. Buonasera, buonasera a tutti. Allora mister, partiamo un po' da voi e dal percorso fatto fino ad oggi. Monturano che si è sempre dichiarato, no, come una formazione ambiziosa che vuole stare lì e cercare a tutti i costi di fare il massimo. Fino ad oggi possiamo dire che ci siete riusciti, forse un po' di rammarico per qualche punticino lasciato per strada? Sì, fino a questo momento possiamo dire che siamo a credito con la fortuna. Tolte tre partite, l'ultima quella di questo fine settimana, abbiamo sempre preso un palo, una traversa e spesso sarebbero diventati punti. Quindi magari quei punti che ci sono mancati derivano più da quello che dalla prestazione in sé. Perché i ragazzi fino ad oggi hanno sempre espresso un bellissimo calcio, hanno sempre giocato ricercando la vittoria, e se qualcosa è mancato lo dobbiamo più per sfortuna che per demerito da parte dei ragazzi. Luca, siete al terzo posto in classifica, a meno 8 dalla capolista civitanovese, con una gara in meno, quindi potenzialmente anche a meno 5 dal primo posto. È tutto aperto e la sensazione soprattutto di avere una rosa abbastanza lunga, preziosa per gestire un campionato, no? Sì, sì, assolutamente. È ancora lungo, c'è tutto il girone di ritorno, siamo concentrati, stanno ancora un sacco di partite, poi succede tutto. L'importante è la costanza negli allenamenti che fino adesso stiamo avendo, ma serve ancora qualcosa in più per spostare appunto questo credito che abbiamo, in trasformarlo in punti. E queste le prossime partite sono importanti, con la futura Trotica e poi più in là lo scontro importante con la Civitanovese appunto. Senti, la sensazione del vostro organico che negli ultimi anni è rimasto più o meno sempre simile, no? Con qualche aggiustamento qua e là nel periodo del mercato, è che si è creato un bel gruppo, una sorta di seconda famiglia, siete tutti amici e questo agevola e aiuta anche nel trovare risultati. Sì, sì, assolutamente. Io non vedo l'ora di andare il lunedì o il mercoledì e tornare a fare allenamento, perché è come se esci con gli amici oppure ritrovi i tuoi amici che solitamente ritrovi il fine settimana uscendo, non lavorando oppure non studiando. Invece a Monturano appunto è un gruppo d'amici che si ritrova, si allena, c'è la serenità giusta e la voglia giusta che dopo il sabato si dimentica tutte le amicizie, tutte quante le cose, e si scende in campo per trovare la vittoria. Però questo qui, come dicevamo, è importante e ci deve dare quella cosa in più che differenzia le altre squadre, che ci differenzia. Mister, una società al fianco anche presente,
ma non pressante, giusto? Sì, assolutamente sì. È una società che sa bene quello che vuole, ha fissato i suoi obiettivi e ci tiene ad essere protagonista in questo campionato. Ormai lo fanno da diversi anni, si sono consolidati nel tempo e quindi credo che abbiano quella voglia di fare un ulteriore scalino. E questo però lo fanno con la giusta pressione, con la giusta voglia, la giusta richiesta, lo sanno fare, lo chiedono nel modo più giusto e più corretto, e creandoci appunto come uno stimolo e non come un obbligo, un qualcosa che dobbiamo raggiungere perché è un piacere per tutti, per i ragazzi, per noi, per la società. Deve essere qualcosa in sinergia per raggiungere l'obiettivo, non deve essere qualcosa assillante e doverlo fare per forza. Allora, noi abbiamo parlato abbastanza in questa prima parte del Monturano. Sabato abbiamo seguito proprio il match tra Monturano e Potenza Picena, gara che è terminata in parità. Pregherei la regia di mandare in onda il servizio. Il Monturano campione getta il cuore oltre l'ostacolo e in inferiorità numerica al 95esimo con bomber Gianluca Adami acciuffa un Potenza Picena che assaporava già il piacevole sapore dei tre punti. Il punto in casa monturanese viene accolto come un successo, ma guardando l'altra parte della medaglia è un'occasione sciupata per accorciare sulla capolista cipitanovese. Niente di fatto per i giallorossi che incassano la seconda beffa consecutiva settimanale dopo l'altro pari incassato in extremis mercoledì a Matelica. La formazione di Mister Santoni, ben ordinata in campo con un solido 5-3-2 adottato in corso d'opera, dopo pochissimi minuti di gioco con Guai sceso subito sulla linea dei difensori, riesce a contenere molto bene le prime folate locali. Il Monturano, con diverse assenze importanti come quella di Bracalente, Moretti squalificati e Muzzi a casa per la febbre, dal canto suo cresce in corso d'opera, creando poco ma in grado di colpire al momento giusto. Il primo brivido corre sulla schiena dei monturanesi già al sesto, quando su calcio di punizione da una mattonella interessante, la potente conclusione di Zucchi si stampa sulla traversa, con complicità probabilmente di Sidori. Al 17esimo si fa vedere il Monturano davanti, una deviazione in aria di Adami non trova lo specchio della porta. Poi al 34esimo ci prova Domi, sempre per il Monturano, a sorprendere Giachetta con un tiro da fuori area, ma la conclusione è imprecisa. Sul tramonto del primo tempo, altra grande occasione per il Potenza Picena. Cross teso di Vecchione sul primo palo, lo attacca Mancini che va in girata col destro, ma incredibilmente non trova lo specchio della porta. Risultato che fatica a sbloccarsi e gara che tarda ad accendersi. Il secondo tempo, almeno inizialmente, non regala grosse occasioni. Le squadre lottano molto a centrocampo. Bisogna attendere addirittura il 16esimo per vedere un tiro, ed è con il solito Zucchi che dagli sviluppi di un corner calcia debolmente tra le braccia di Sidori. Con le sue doti avrebbe potuto concludere meglio. Due minuti dopo però cambia radicalmente la partita. Ruvida uscita di Sidori su Morbidelli, giudicata fallosa e intenzionale dall'arbitro, meritevole del rosso diretto per l'estremo difensore locale. Monturano in 10 e rigore per il Potenza Picena. Trascorrono un paio di minuti tra proteste locali e soccorsi al diretto interessato, poi finalmente si può battere. Abruzzo angola, il neo entrato Renzi intuisce, ma non può arrivarci. Potenza Picena in vantaggio. Con un uomo in meno il Monturano non riesce a reagire subito. Ci prova Telloni a impensierire la difesa locale alla mezz'ora con un tiro che esce di poco alto sulla traversa. La palla del pari al Monturano capita sui piedi del solito Domi al 40esimo, ma il classe 2004 non trova la porta. Caparvi alla formazione di Cedra a crederci fino alla fine e proprio all'ultimo secondo, da una palla recuperata, la difesa giallorossa fa scappare Adami a tu per tu con Giachetta e da Bober Vero non perdona per l'1-1 finale, facendo esplodere il San Claudio, gelando completamente i supporter di fede giallorossa. Nel finale un po' di animi tesi sugli spalti in campo, ma con un epilogo simile non poteva essere altrimenti. In campo, per un eccesso di foga, viene estratto un rosso anche ad Islami, elemento chiave del centrocampo di Mister Cetra, che lo perderà, insieme a Isidori, per la prossima partita. Boccone amarissimo da digerire per il Potenza Picena, costretta ad accontentarsi ancora una volta di un solo punto, ma ora potrà sfruttare la giornata di riposo per ricaricare le pile. Parola nel post-gara ai tecnici Peppe Santoni del Potenza Picena e Angelo Cetra per il Monturano Campiglione. Mister Santoni, una seconda beffa consecutiva nell'arco di pochi giorni, prima a Matelica e oggi qui a Campiglione.
è un punto un po' amaro, no? Molto amaro, anche perché partita strameritata. E non ci hanno mai creato problemi. Fallo laterale nostro a 40 metri alla porta, siamo riusciti a prendere gol. No? Veramente colpa nostra. Adesso la devo rivedere perché secondo me c'era anche un fuorigioco, però dai, andiamo avanti. Una partita che, diciamo, ti sei sistemato fin da subito con 5 in difesa, scalando Aguai al centro. È ripartito a 4, poi è scalato subito a 5 perché hai visto un po' delle ripartenze. Poi, bene o male, la squadra non ha accusato la stanchezza di mercoledì, o sbaglio? No, assolutamente. Dal punto di vista fisico proprio non c'è stata partita, ma da nessun punto di vista. La mia squadra avrebbe meritato, strameritato di vincere, purtroppo è andata così. Mister Cetera, un pareggio arrivato all'ultimo, come lo accoglie? Per come si è messa la partita la dobbiamo accogliere bene, perché con un uomo in meno fino all'ultimo respiro significa che la squadra ha gli attributi per lottare fino alla fine, e quindi questa è la cosa positiva di questa partita, ci portiamo a casa questo. Quello che invece magari va un po' meno giù è il fatto di l'espulsione di Samuele, del portiere, durante la partita, e poi l'espulsione di Scoffi nella partita, che purtroppo ci mettono in difficoltà nelle prossime gare. Sono delle ingenuità che noi non dobbiamo fare se vogliamo fare quello che stiamo facendo, perché regalare uomini agli avversari ingenuamente, questo non deve capitare, al di là dell'errore che può fare l'arbitro. Ritorniamo dunque in studio dopo aver visto le immagini di questa bella sfida tra Monturano e Potenza Picena, due squadre mister protagoniste in questa stagione, perché anche il Potenza Picena sta direi assolutamente meritando una posizione importante. Quello che dispiace dal vostro punto di vista è che uscite ancora una volta con le ossa rotte, no? Come si suol dire, due rossi che te li porterai dietro chiaramente nella prossima settimana. Sì, purtroppo in questo periodo ci sta girando un po' in questo modo. Capiamo che la terna arbitrale, soprattutto Mario l'arbitro, sono in formazione in questo periodo in quello che sono i campionati di promozione. Quello che purtroppo magari va un po' meno giù è questa alcune scelte che ci stanno penalizzando oltremodo. L'espulsione di Samuele e soprattutto poi quella di Islami a fine partita, dove una partita finita al 95esimo, dove tutti quanti, sia noi che loro, qualche parola di troppo sicuramente è uscita, e punire solamente noi, non lo so, diceva qualcuno che a pensare male si fa peccato, ma non voglio assolutamente fare questo tipo di ragionamento. Però se riavvolgo il nastro e penso a passatempo, anche lì l'espulsione per proteste da parte di Moretti, e poi magari vado ancora più indietro e rivedo il fallo di mani a Trodi, caso lo 0-0 non ravvisato dall'arbitro, sono degli errori che ci sono, che chiaramente fanno parte del gioco, ma la speranza è che questa bilancia poi dopo alla fine si debba equilibrare, altrimenti qualche dubbio può venire. Io non credo che sia questo. Il pensiero che posso fare io chiaramente è quello di in determinate partite mandare qualche arbitro con un po' più di curriculum, con un po' più di esperienza, o magari visto che si può fare anche qualche scambio, qualcuno che scende da sopra, perché sono poi dopo partite molto importanti, decisive, che fanno pendere il campionato da una parte o dall'altra. Avere o non avere a disposizione determinati giocatori, avere o non avere un rigore, partite così tirate, così equilibrate, poi cambiano l'inerzia stessa della partita. Senza guardare a casa degli altri, mi viene in mente Moretti per un braccio alzato, due giornate di squalifica, dall'altra parte ho visto poco fa una gomitata in piena faccia a un avversario, sempre due giornate di squalifica. È qualcosa che ti lascia un po' di amaro in bocca. La società è una società nostra sempre molto signorile, pagata nei modi e nei contenuti, e quindi non ha mai voglia di fare polemica, non l'ha fatta mai e non la vorremmo fare nemmeno adesso. Quindi quello che più che altro siamo noi alla ricerca è di poterci giocare il campionato fino alla fine con le armi che se le giocano anche gli altri a disposizione.
Luca, da questa partita ennesima consapevolezza di come siete gruppo e squadra, no? Direi, perché in una partita così delicata e difficile contro un avversario importante, sotto 1-0, sotto di un uomo, siete comunque riusciti a realizzare il gol vittoria e il gol del pareggio all'ultimissimo secondo, poi posizione fuorigioco, non fuorigioco, lì parliamo forse di centimetri, però la sensazione, ecco, è che questa squadra veramente è squadra. Sì, sì, è stata una partita incredibile, è successo di tutto, diciamo, dentro gli spogliatoi io sono appena entrato in campo al 60esimo, espulsione, rigore, gol, la partita non riniziava per una tentata invasione di campo, e bombe carta, l'arbitro non sapeva le parapiglia, cose, e, partita maschia, loro molto duri, compatti, non riusciamo a trovare spazi. Fino al 95esimo l'unico piccolo sbaglio, un errore che hanno fatto, ne abbiamo approfittato e questa può essere, deve essere, non può essere, deve essere una partita che ci dà quell'entusiasmo e quella consapevolezza nel dire non abbiamo mollato questa partita, non lo faremo la prossima e tutte le altre che verranno. Senti, un campionato questo, Luca, davvero emozionante, no? Pensare dall'ultima alla prima non c'è un grandissimo divario e soprattutto ogni partita non ha un esito scontato. Sì, sì. Tutti quanti possono vincere con chiunque, qualsiasi partita non è mai scontata, addirittura mi ricordo una giornata ci sono stati tutti pareggi tranne una partita, ma così è stato all'inizio e così sarà fino alla fine, perché adesso i punti pesano anche doppio, sia per le squadre che cercano di salvarsi, sia per le squadre che cercano di arrivare ai playoff, che le partite importanti per vincere il campionato. I dettagli fanno la differenza e tante partite si decidono nei minuti di recupero e lì bisogna stare concentrati e crederci fino alla fine e non perdere la testa. Allora, la Civitanovese sabato ha pareggiato in casa del Monticelli per 1-1. Io pregherei la regia di mandare in onda le interviste. Sapevamo di giocare contro la prima in classifica, una squadra forte nelle individualità, noi siamo stati bravi a non disunirci perché comunque sia loro portavano degli attacchi molto, molto difficili da gestire, anche perché hanno gente di qualità, quindi è chiaro che fai fatica, però siamo stati bravi a non disunirci, rimanere uniti e cercare sempre di poter ripartire. L'abbiamo fatto dopo aver preso il gol e siamo riusciti a pareggiare. Comunque grande merito al Civitanovese perché ha avuto le sue palle gol. Devo dire che il nostro portiere ha fatto le sue belle parate, bisogna essere onesti, però sapevamo che era una partita così e la dovevamo interpretare in questo modo. Questa è la mentalità che dobbiamo avere, questa è la mentalità che ho impresso dal primo giorno. Cerchiamo comunque di giocarcela sempre alla pari con tutti. Lo abbiamo fatto sempre e lo continueremo a fare finché, insomma, ci sarò io a gestire questa situazione. È una partita che, diciamo, un po' strana perché oggi purtroppo i ragazzi che sono venuti a fare la partita non hanno nemmeno mangiato perché c'è stato un incidente in autostrada e sono arrivati all'ultimo secondo, quindi gli faccio i complimenti per come hanno disputato la gara, però è una partita che a primo tempo devi fare gol, abbiamo avuto due o tre occasioni. Una volta per un motivo, una volta per un altro non abbiamo sbloccato la partita, poi l'abbiamo sbloccata nel secondo tempo e sul vantaggio ci siamo un attimo rilassati e quando ti rilassi contro una squadra che è abituata a giocare e te li porti in aria ci sa che può scappare anche il gol per loro dopo che è venuto su un'azione che dovevamo fare il 2-0 nostro, quindi il calcio è questo, quando ti crei le occasioni devi fare gol. Soprattutto al primo tempo, hai avuto la possibilità di fare il secondo gol, non l'hai fatto e alla fine vieni punito. Sì, una partita a viso aperto perché tutte le due squadre volevano i tre punti e gli servivano i tre punti. Purtroppo
Ce la siamo giocati a viso aperto, dispiace per le occasioni create e non sfruttate, però il calcio è questo purtroppo, quando non fai gol, non raddoppi e non sprechi, e sprechi quelle occasioni come al primo tempo, a volte ti va bene pure che hai pareggiato, perché poi magari la squadra sull'1-1 abbiamo avuto anche un pochettino così, ci siamo un pochettino innervositi, invece dovevamo continuare a giocare anche se mancava poco, però l'errore più grosso è stato non chiuderla. Torniamo dunque in studio dopo aver visto le interviste di Cristiano Pietropaolo nel post-gara di Monticelli Civitanovese. Luca, Civitanovese che è capolista praticamente dall'inizio del campionato, non sta ammazzando questo campionato, però in questo momento probabilmente è la squadra con maggiore continuità. Sì, è difficile da uccidere questo campionato perché, come dicevamo prima, devi andare su campi difficili contro squadre organizzate e combatte, quindi non credo e spero non sia facile per lei uccidere questo campionato, però in generale sono una bella squadra con grandi giocatori, la piazza è fantastica, la domenica quando siamo andati noi a giocare c'era una passione, giocare domenica in quello stadio, in quell'ambiente, con la musica in sottofondo, la gente che vive per questo, la domenica va allo stadio, è bellissimo e gli danno questo stimolo in più per non perdere, infatti hanno fatto una sola sconfitta o a guardare la partita all'ultimo e queste cose gli danno quella cosa in più. È forse una delle Civitanovesi più forti che ho affrontato da quando milita in questo campionato, che ovviamente gli sta stretto, però sono un po' di anni che ci facciamo contro. Forse è una delle Civitanovesi più forti in termini di gioco, di combattezza, anche di gruppo. Vediamo come proseguono questo campionato in questa seconda parte di stagione e cerchiamo di affrontarli con la consapevolezza della loro forza ma anche delle nostre forze. L'obiettivo del Monturano direi che è quello di arrivare a quel match, cioè Monturano-Civitanovese, con 4-5 punti di distacco e una partita in meno. Vediamo, e cerchiamo anche di fare anche meno punti di distacco, di 4-5, cerchiamo di fare più punti possibili per arrivare a quel match e dopo ce la giochiamo in casa con i tifosi, i loro tifosi verranno, speriamo sia una bella partita e un bel sabato. Allora, pregherei adesso la regia invece di mandare in onda la schermata con i risultati e poi la classifica del girone A del torneo di promozione. K-Sport Montecchio batte Cagliese 5-2, Olimpia Marzocca Ferminianese 0-2, Osimo Stazione Atletico Mondolfo Marotta 0-3, San Costanzo Biagio Nazaro 0-0, Sant'Orso Gavice Gradara 2-0, Urbania batte Barbara 3-1 e terminano in parità Villa San Martino Moglie Vallesina e Vigor Castelfidardo Palfoglia entrambe 1-1, riposavano i portuali Ancona per una graduatoria che vede il K-Sport sempre in vetta, un prezioso più 8 sull'Urbania 42-34. A 33 troviamo l'Atletico Mondolfo Marotta, 31 punti per Portuali e Vigor Castelfidardo, 28 Gabice Gradara e Sant'Orso, a 26 Moglie Vallesina e Ferminianese, a 24 il Villa San Martino, 23 lunghezze per Valfoglia, Biagio Nazaro e Cagliese, a 21 il Barbara, 19 punti per l'Osimo Stazione, 16 Olimpia Marzocca e 8 il San Costanzo. Mister, non so se dai un'occhiata anche all'altro raggruppamento, un altro fine settimana molto importante per la capolista K-Sport Montecchio, vittoria preziosissima, restano 8 punti di margine e a questo punto insomma, il vantaggio è davvero pesante. Sì, stanno facendo un grandissimo campionato, di quello che mi dicono gli amici che stanno facendo quel tipo di girone, stanno meritando ampiamente il primato e il tipo di conduzione di questo. Hanno una squadra di categoria superiore, hanno investito, hanno speso molto bene e stanno avendo risultati importanti. Sto vedendo comunque da sotto che stanno rientrando dopo magari una partenza non ottimale sia i Portuali che la Vigor Castelfidardo, che stanno rientrando per avere anche loro una posizione playoff. Sì. Chiaramente date anche un'occhiata, no, a questo raggruppamento, perché in un'ottica potenzialmente futura, mettiamola così, se doveste vincere i playoff del vostro girone, chiaramente giocate la finale con l'altro raggruppamento. Detto tutto questo, toccando ferro, quali sono le squadre oltre al K-Sport che stanno
ti mettono maggiore apprensione, va, mettiamola così. Ma su questa cosa qui, apprensione sinceramente no, perché sono molto sicuro della forza della nostra squadra. E so, questa è una cosa che si dice quasi sempre, che sono due tipi di gironi totalmente differenti, dove il girone A si predilige magari un po' più l'aspetto tecnico-tattico, invece il girone B è quello un po' più caratteriale. E quando si vanno a giocare le fasi finali, l'aspetto poi quello della, adesso va di moda, la garra, è qualcosa che è molto, molto importante e decisivo per l'equilibrio delle partite. Detto questo, speriamo di vedere quello che succede, accoglieremo chi arriva con le nostre armi, cercando poi di portare la partita a nostro favore. Forse magari noi siamo la squadra più girone A del girone B. Pregherei adesso la regia invece di mandare in onda la schermata con i risultati e poi la classifica del girone B invece del torneo di promozione. Atletico Cento Buchi batte Casette Verdini 3-0, Castel di Lama Corridonia 1-2, Grotta a Mare Cluentina 1-0, Matelica Trodica 1-1, Monticelli Civitanovese 1-1, Monturano Campiglione Potenza Picena 1-1, Palmense Aurora Treia 0-1 e Passa Tempese Futura 96 1-1. Riposava la Monte Rubianese. Per quanto riguarda la graduatoria, troviamo la Civitanovese in vetta a 38, a 35 Aurora Treia, 30 punti per il Monturano, 28 Trodica e Atletico Centobuchi, a 27 il Potenza Picena, 25 Palmense e Matelica, 24 Passa Tempese, a 22 Casette Verdini, Corridonia e Monticelli, 20 punti per Monte Rubianese e Castel di Lama, a 17 troviamo Cluentina e Grotta a Mare, ultima in classifica la Futura 96 a quota 16. E Luca, proprio la Futura 96 sarà il prossimo avversario, no? Una sfida difficile nonostante chiaramente la loro classifica, ma come abbiamo detto questo è un campionato talmente equilibrato che insomma ogni settimana è sempre difficile affrontare l'avversario. Poi soprattutto, se vogliamo chiamarlo derby, sabato è addirittura un derby tra le poche squadre del Fermano che ci sono, quindi è una partita sentita, andare a giocare a Capodarco è sempre stato difficilissimo per l'ambiente, per la voglia della Futura che magari è stata sempre in diverse posizioni, però adesso si trova lì e sarà ancora più stimolata ad affrontarci e è veramente difficile. E come dicevamo, non conta se fai contro l'ultima, fai contro la seconda o contro una squadra a metà classifica, sarà sempre una partita da giocare, 90 minuti e sarà tosta. E conosco un sacco di ragazzi che giocano alla Futura, sicuramente daranno tutto e sarà una bella partita, non vedo l'ora. Mister, sarà una partita difficile per voi perché avrete diverse assenze, però è pur vero che forse è un campo un po' congeniale, no? Le vostre caratteristiche, possiamo dirlo? Sì, se guardiamo quello che è successo quest'anno, ogni volta che abbiamo giocato su un sintetico e fuori casa abbiamo sempre raccolto il massimo dei punti. Proprio perché siamo una squadra che ama il fraseggio, ama giocare e avere a disposizione un campo in sintetico, magari possibilmente anche grande, ci può dare quel qualcosa in più. Detto questo, sappiamo che sabato sarà una partita probabilmente sulla falsa riga di quella di Potenza, visto che anche la Futura è una squadra molto grintosa, molto caratteriale, molto, che fa dell'agonismo una delle proprie armi, forse magari con un po' meno qualità rispetto a quello che può avere Potenza, ma sicuramente sappiamo che sarà una sfida difficile. Quello che noi dobbiamo mettere in campo come base appunto è quella della determinazione, il giusto approccio alla gara e la motivazione forte. Loro ce l'hanno, noi le abbiamo ancora di più e speriamo che poi alla fine possa riprendere una vittoria, visto che manca da troppo tempo. Allora, noi siamo nelle battute finali di questa trasmissione, salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti partendo da Luca Santarelli, centrocampista del Monturano. Grazie, grazie mille. E l'allenatore Angelo Cetera. Buonasera a tutti, grazie ancora. A noi non resta che augurarvi una cordiale buona serata e arrivederci a lunedì prossimo.
La vostra mente vi presenta. Hanno in mezzo ancora, lo gira Cristante, poi la palla in porta, palo! Rete! Cogna! E Leonardo Bonucci, il grinto! Arriva la clamorosa doccia fredda. Sul pallone lungo rilanciato in avanti, Trajkovski controlla, avanza e fa partire un destro angolatissimo che supera Donnarumma. Non c'è più tempo per recuperare, finisce 1-0 per la Macedonia del Nord. In collaborazione con Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza, San Benedetto del Tronto, I Due Re, ristorante pizzeria, Lungomare Piermanni, Civitanova Marche, Ready Car è a Chiesa Nuova di Treia.